Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio un video in cui vi parlo di un'altra cosa che mi ha tanto aiutato in gravidanza, che è la pancera per la gravidanza. Spesso quando mi confrontavo, così consigliavo su questo argomento con le altre mamme, vedevo sempre un po' di come posso dire, di dubbio, no? Perché molti mi dicevano, ma come la pancera costringe, fascia? No. Allora, la pancera per la gravidanza è ben diversa dalla pancera che si usa normalmente, dalle pancere, insomma, anche che si usano per dire nel post gravidanza o dalle pancere tradizionali che siamo abituati a pensare, perché le altre pancere servono proprio a costringere, no? Quindi in qualche modo a nascondere la pancia o a tenerla compatta, ecco, a tenerla bella chiusa, diciamo, tra virgolette. Invece la pancera della gravidanza ha proprio un uso diverso, cioè serve a sorreggere, non comprime assolutamente. E vi dico, io mi ci sono trovata veramente tanto bene perché anche io non ne avevo mai sentito parlare, no? E c'era stato in un periodo, diciamo, a partire dal quinto mese, quando la pancia aveva iniziato ad essere un po' più grande, quindi quinto o sesto mese, in cui io dovevo fare anche delle cose per le quali dovevo stare un po' in piedi, no? E mi era proprio difficile, perché proprio nella zona bassa, diciamo, della pancia, sentivo il fastidio, sentivo il peso, mi si addormentavano, avevo i muscoli come indolenziti, come un po' addormentati, no? Perché sentivo proprio il peso della pancia della bimba, no? E spesso, cioè, magari anche fare una passeggiata diventava difficile perché dopo, cioè, mi faceva male sotto la pancia, è fastidioso, insomma, poi lo sappiamo, durante la gravidanza, no? Siamo sempre molto attesi, soprattutto poi la prima, no? Ero sempre un po' così. E mia mamma mi disse, ma prova con la pancera. Ho detto, boh, la pancera, boh. Infatti poi aspettai di andare veramente proprio con lei perché ero un po' intimorita, no? Dicevo, ma magari mi danno un'altra cosa che poi non mi serve, no? Pancera, anche io ero un po' così. In realtà, già quando l'ho vista ho capito che era diversa. Quando me la sono andata a provare, ragazzi, cioè è bastata solo provarla nel camerino che ho detto, ok, questa non me la levo. Ho sentito proprio il sollievo istantaneo. Praticamente vi spiego, la pancera per la gravidanza è come se fosse una mutanda, adesso ve la faccio vedere. E ha questo grosso elastico sotto che passa, fa proprio questo giro così e accompagna la pancia e la sorregge, la parte bassa, ecco, ve la faccio vedere. Allora, questa vedete sotto è come ve la sto facendo vedere veramente. È una mutanda praticamente. Vedete, questo è quell'elastico. Questa cosa bellissima, proprio molto sensuale. Ha questo elastico, vedete com'è bello grosso, che sta sotto la pancia e poi sopra. Incastrata dentro c'è questo altro pezzo di stoffa che serve a tirare su ed appoggiare sopra. Questo in realtà non serve proprio, diciamo, a sorreggere la pancia il pezzo di stoffa, è solo, diciamo, un comfort in più, ecco. E da prenatal ho sentito anche un'altra mia amica che mi ha detto che lei da prenatale ha preso proprio solo la fascia per la gravidanza, che praticamente è solo la fascia elastica, praticamente solo questa qua, e anche lei si trovava molto bene. Io sono stata veramente contenta di aver preso la pancera perché avevo proprio questa mutanda che mi faceva proprio sentire protetta, diciamo, bella compatta, stavo proprio bene. Non so se con la fascia, ecco, lei mi ha detto che si trovava molto bene questa mia amica, anche solo con la fascia, però anche il fatto di avere questo pezzo di stoffa che coprisse sopra per me era molto confortevole, ecco. Vi dico, come costi, io questa l'ho pagata sui 25 euro. 25 euro precisamente, proprio l'ho presa in una sanitaria. Credo più o meno che le fasce da prenatale il prezzo sia quello, insomma, lì bisogna un po' regolare. Comunque, calcolate sui 25 euro. Poi, quante comperarne? Ecco, lì dovete vedere un po' voi, perché io usavo comunque sempre l'intimo sotto, quindi non è mai stata solo una mutanda per me questa. Però vi dico, avendola usata d'estate, io sono riuscita a fare praticamente tutto solo con una pancera, perché io me la mettevo, la lavavo la sera e la mattina era già asciutta. Chiaramente d'estate si asciugava in un attimo. Se fate la gravidanza d'inverno, può darsi che ve ne vogliano di più, chiaramente. Anzi, levate il può darsi, ve ne vorranno di più. Poi,
Fino a la lavavo chiaramente normalmente con un po' di sapone di Marsiglia, un po' di sapone per il bucato e la mettevo ad asciugare. Ecco. Non ha è cotone, non ha bisogno di chissà che accortezze o accorgimenti. Dopodiché, fino a quando ecco, si usa la pancera in gravidanza? Si usa fino a quando ve la sentite voi, cioè io proprio mi sentivo comodissima fin quasi verso la fine. Veramente proprio le ultime 2 o 3 settimane, 2 settimane più che altro, quindi dalla 38 alla 40, col fatto che la pancia era già bella grande, sentivo proprio la testa della Matilde sotto, a me dava fastidio anche l'elastico. E quindi nell'ultimo periodo non l'ho usato, però chiaramente se uno continua a sentirsi comodo non credo che ci siano problemi, ecco, l'importante è non sentirsi costretti, ecco, anche perché poi pensate che io già nell'ultimo periodo vi sentite la testa comunque del bimbo che schiaccia sulla vescica, quindi andate in bagno spesso, in più anche l'elastico no, non ce la facevo, però vi dico che dal sesto praticamente al nono mese l'ho usata tutti i giorni e santa e benedetta, perché io come me la levavo, se dovevo stare un po' in piedi già sentivo il fastidio alla pancia, invece con questa potevo fare tutto tranquillamente, potuto fare delle belle passeggiate, soprattutto c'era un periodo in cui dovevo fare un lavoro per cui dovevo stare un po' in piedi e così sono riuscita a fare tutto senza sforzarmi assolutamente, perché non è che si tratta di sforzarsi, perché avete il fastidio proprio al muscolo sotto la pancia, ecco. E niente, io devo vedere. Non so se ho ancora delle foto in giro perché l'avevo fotografata una volta la scatola. Vedrò se riuscirò a mettervela, a trovarla. Comunque, niente, questo è quanto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Donne gravide, tutte impancerate. Un bacione. Ciao ciao.